regola fondamentale numero 3 del marketing assicurativo. Non vendi polizze. Tu crei relazioni. Ricordiamoci, molte volte il nostro errore nel DNA nostro è che noi pensiamo di vendere delle polizze. Non è così. Non è così. La polizza è alla fine. La polizza viene creata dalla compagnia assicurativa che è il nostro fornitore di servizi. Ok? Noi in realtà il nostro lavoro è quello di essere intermediari. Quindi noi in realtà che cosa vendiamo? Vendiamo la nostra relazione. Per noi è importante la relazione. Quello che vendiamo veramente è la relazione con noi stessi, la relazione che il cliente ha con noi, la relazione di fiducia, di amore, di stima, di professionalità, ma è quello che dobbiamo trasmettere al cliente. Questo perché? Perché molte volte vedo nei post Facebook e anche nelle pubblicità in genere proporsi con il prodotto. Wow, abbiamo questo prodotto, abbiamo quest'altro prodotto. Questo premesso che noi non abbiamo niente. Però il nostro lavoro è un altro, è creare relazione. Non siamo la compagnia di assicurazione. Dobbiamo mettere questo ben distinto nella testa del cliente. C'è compagnia di assicurazione, c'è cliente. E poi c'è l'intermediario, c'è la causa farmaceutica, c'è il malato e c'è il medico. Se confondiamo queste cose, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato tutto nella testa del cliente e come nostra professionalità. Ecco perché dico non usate troppo i post delle compagnie. Voi non siete la compagnia, non parlate del prodotto. Parlate dei problemi del cliente, ma soprattutto della vostra relazione con il cliente, cioè di quello che voi fate con il cliente. Perché quello è il vostro lavoro. Il medico non vi dirà mai, non si pubblicizzerà mai dicendo c'è questa medicina che fa così, così e così. Ma sono bravo a curare quella patologia, se hai quel tipo di male puoi rivolgerti a me. Quello dobbiamo fare. Ecco perché sono anche contro quei agenti che pubblicano i premi vinti dalle compagnie. Quello è un premio che ti dà la compagnia, che ti dà un fornitore. Cioè, appunto, come se il medico mettesse la targa, la Roche mi ha dato un premio, mi ha dato il viaggio perché ho venduto tante sue pastiglie. Cioè, non è neanche bello nei confronti del cliente. Usciamone da questo turbinio. Noi siamo intermediari. Dobbiamo essere orgogliosi di questi. L'IDD e tutta normativa va anche a dare sempre più valore all'intermediario. Gli facciamo firmare tanta documentazione così, facciamo corsi, non corsi, dobbiamo pagare le polizze, tutto per dire che siamo autonomi, intermediari, unici, che dobbiamo fare le cose in interesse del cliente e poi cosa facciamo? Prendiamo i posti della compagnia e li riportiamo. Allora siamo dipendenti della compagnia. Che identità abbiamo? Ecco che invece noi dobbiamo puntare sulla relazione con il cliente. Chi è l'agente, il subagente, il broker che ha successo? È quello che ha più relazioni con i clienti. E di conseguenza poi arrivano le polizze. Ok? Quindi sembra un piccolo passaggio, alle volte un dettaglio, ma soltanto cambiando la prospettiva di un poco, wow, si apre un mondo. Mi raccomando, fatelo. Ciao!